Continua la battaglia del gruppo Coelle dopo lo sfratto delle comunità psichiatriche di Siderno. Il 17 ottobre scorso, infatti, in un incontro in prefettura Reggio Calabria, Coelle ha evidenziato ai partecipanti che il contratto intercorso in questi anni con il comune di Siderno è da ritenersi a tutti gli effetti un contratto di locazione e non un contratto di comodato. Pertanto considera la disdetta ricevuta dal Comune di Siderno inadeguata e tardiva e ritiene che il contratto di locazione si sia conseguentemente rinnovato per un ulteriore periodo di 15 anni. Una posizione che prescinde dalle intenzioni del Comune di Siderno di indire gare o evidenze pubbliche, argomento che Goelle non ha ritenuto debba essere in alcun modo oggetto di discussione e interlocuzione con il Comune di Siderno. Tuttavia, come segno di dialogo e disponibilità, considerata la volontà manifestata da parte del Comune di far cessare il rapporto contrattuale in essere, Goelle si è reso disponibile a valutare eventuali proposte formali da parte del Comune a condizione che consentano la prosecuzione del servizio nell'immobile senza interruzioni per un periodo di tempo congruo per organizzare un eventuale trasferimento delle comunità residenziali psichiatriche presso altre strutture, qualora ciò dovesse rendersi necessario. Tale periodo, realisticamente, non può essere inferiore a 12 mesi, considerando il tempo che occorrerebbe per la ricerca di una struttura alternativa, per l'eventuale adeguamento strutturale, per le autorizzazioni formali e infine per il trasferimento vero e proprio. Goel ha inoltre chiesto un incontro con l'ASP di Reggio Calabria per discutere tutti gli aspetti volti a scongiurare l'interruzione di un servizio importantissimo per il territorio.